messa con l'arbitro, allora prima giornata del torneo interfacoltà, Parma contro Brescia, vince e convince Brescia 5-3. Partiamo dagli sconfitti, che dire, partita difficile, entrambe due squadre nuove, molto preparate entrambe, secondo me avete, vi divertirete entrambe molto nel torneo, perché comunque giocate, loro sono stati secondo me bravissimi nelle ripartenze, è impressionante, tre passaggi ed erano sempre in porta, quindi le situazioni, cioè, hanno avuto palle con l'infinite, tu bravissimo in porta a neutralizzarle infinite, però resta comunque per la vostra squadra. Siamo diciamo nuovi, non abbiamo mai giocato insieme, quindi ci dobbiamo ancora conoscere, però credo che ci divertiremo. Mancano anche due ragazzi della squadra che ci potranno dare una mano. Partita sicuramente meccanismi miglioreranno. Sicuramente. In cosa hai visto che potete sicuramente migliorare? Dobbiamo migliorare la fase difensiva, in quanto spesso ripartivamo e non tornavamo, non recuperavamo e quindi prendevamo i contropiedi e da cui abbiamo usato il che dire, complimenti, in bocca al lupo, ti lascio salutare gli avversari. No, tu devi rimanere, dai. Allora, prima giornata anche per voi, prima partita del torneo interfacoltà, non so se siete una squadra, siete sicuramente una squadra nuova del torneo interfacoltà, non so se è la prima volta che giocavate insieme. Abbiamo giocato con sarai, non so se sei d'accordo con me, la forza è forse solo il contropiede, se tu l'hai vista diversamente. La forza è stato soprattutto il contropiede, infatti abbiamo saputo sfruttare diciamo quello che possiamo definire il punto debole dell'avversario, ovvero che spingeva molto in avanti e poi non aveva le forze per tornare indietro, quindi abbiamo prima studiato l'avversario e poi abbiamo usato il controllo delle partite. Secondo te invece cosa non è andato e possiamo sicuramente migliorare? Quello che non è andato sicuramente è la fase offensiva sotto porta, perché abbiamo fatto comunque 5 gol, abbiamo portato il tutto a casa, ma avremmo potuto fare comunque molto più gol. Anche molto merito del portiere. Molto merito del portiere soprattutto, sì, e avremmo potuto appunto chiudere prima la partita e fare. Chi ben comincia a metà dell'opera, sicuramente come ho detto vi divertirete e potete sicuramente dire la vostra, perché no, per ambire magari al premio più alto. Ancora complimenti, in bocca al lupo.